Carissimi amici ed amiche, buongiorno, sempre da posti favolosi. Io sto anche vicino a un'aiuola, ma ve la faccio vedere un attimo, incredibile. La bellezza di questi fiori, bellissimi. Volevo approfittare stamattina per parlare un po' dell'equilibrio all'interno della coppia, perché mi hanno commentato sempre in relazione al caso di Liliana, se insomma fosse giusto avere dei ruoli, come si creano questi ruoli all'interno della coppia e queste abitudini di alcuni di frequentare spiagge nudisti, saune dove ci sono coppie di scampisti oppure i club privé, ci sono delle realtà, ma tante realtà nella vita, amici miei, per cui diciamo nessuno di noi può dire si deve fare in quel modo, si deve fare in quell'altro modo, ognuno è figlio della propria cultura, del proprio modo di essere, di sentire e anche del proprio divenire, perché non è che noi siamo di un modo e rimaniamo tali, subiamo anche dei cambiamenti di vita, quindi la nostra mentalità che può essere in un modo a 18 anni, poi a 30 di un'altra, a 40 di un'altra, a 50 di un'altra e così via. Quindi, ritornando a un po' di clamore o di scandalo che ho sentito in dei commenti per il fatto che, ad esempio, una coppia come Sebastiana e Liliana comunque frequentasse e credo abitudinariamente questi ambienti dove c'erano anche coppie di scambisti, eccetera, io non lo ritengo che si debba fare così tanta polemica o gridare uno scandalo. Prima di tutto perché in questi ambienti c'è di tutto, ci sta chi va alla sauna in grazia di Dio da solo, chi va senza pensare a queste cose, chi va pensando a queste cose qui. Ora, per me l'importante, vedete, è che all'interno di una coppia ci sia una condivisione, ecco, che non ci siano dei ruoli predefiniti, ma che ci sia una condivisione. Al di là della moralità che noi possiamo esprimere, no? Possiamo dire ma come, che cosa, non si può fare, non si dovrebbe fare. Io non mi addentro in questi giudizi di moralità, perché ognuno c'ha la sua, ognuno risponde a se stesso. Il limite qual è? Il limite è quello, ecco, di non invadere la privacy altrui, di non incidere, di non mettere la propria volontà che sia prevaricatrice rispetto all'altro. Io ho parlato con alcuni amici, anche di Trieste, due amici anche di Trieste, che mi hanno detto sì, ci sono queste, oltre confine specialmente, questi tipi di ambiente, però io dico questo. È vero che se uno ci capita una volta e vede un po' un ambiente che non gli aggrada, insomma, che lo infastidisce, semplicemente non ci va più. Però se si continua ad andare in questi ambienti, vuol dire che si sa coscientemente dove si va. Come pure, ad esempio, spiagge dei nudisti. Teoricamente sono spiagge lui uno sta in libertà, non ci sarebbe niente di male in queste cose, però c'è a chi dà fastidio, semplicemente non ci va. Se uno continua ad andare nelle spiagge nudisti, scientemente sapendo cosa si trova, poi non può lamentarsi che ci siano persone che vanno in gite nude, e quindi analogamente non si può lamentare che in queste terme, sostanzialmente sono delle terme, ci siano persone che stanno in certi atteggiamenti o che fanno degli approcci. Guardate, io nella
nella mia vita nel sociale ho avuto anche modo di non conoscere, di sapere delle situazioni di persone che frequentavano anche dei club privé. Quei club privé sono dei club in cui anche qui si creano situazioni fra single, coppie. E vi dico, qualcuno lo faceva per ravvivare, cosiddetto ravvivare il proprio menage, diciamo, di coppia, cercando di ravvivare un rapporto spento, e quindi cercavano queste situazioni al limite, situazioni, diciamo, peccaminose, tra virgolette. Vi devo dire la verità. Su queste coppie a lunga durata avevano due tipi di sbocchi. O praticamente ognuno conosceva un'altra persona per conto suo, o comunque la coppia, insomma, scoppiava comunque. Perché? Perché in effetti con il tempo ci si accorge che forse quella non era la strada per ravvivare il rapporto, perché se il rapporto nasce come rapporto d'amore a due, difficilmente, ecco, può mantenersi tale quando nel rapporto entrano, seppur, ecco, saltuariamente, altri soggetti. Cosa diversa invece se sono coppie, diciamo, non legate da una lunga storia di matrimonio, d'amore, legate più che altro da un'amicizia, una calda amicizia, dove si può fare quello che si vuole e si può trarre giovamento, ognuno per conto suo, da certe situazioni. Però è sicuramente negativo, secondo la mia esperienza, di quello che io so, che un rapporto in crisi matrimoniale possa trovare giovamento da questa situazione. Sicuramente, almeno in percentuale al 90%, non lo trova, non lo trova. Addirittura, ci fu un caso in cui proprio in questi ambiti nacque una situazione, come dire, di innamoramento di una persona verso la lei di coppia, e quindi praticamente si sconvolsero, invece di riunirsi, si sconvolsero due famiglie. Insomma, questo può capitare. Però, diciamo, la cosa più negativa qual è? È quando non si ha la sensibilità di cogliere nel partner, cioè nell'altra persona, i segnali di un cambiamento, di un rinnovamento. Nella coppia, ad esempio, Sebastiano Liliana, è fuori di ogni dubbio il fatto che, al di là delle gite in bici, che pure a Liliana piaceva, però secondo me questo menage con il quale fatto di ritmi fissi, cioè uscire la mattina ognuno per conto suo, rincasare la sera ognuno sul divano a vedere le cose sue, tranne il fine settimana, è vero, andare qui, andare lì con la bici, fare migliaia di foto, alla lunga, benché questa cosa possa sembrare bella, alla lunga, dopo tanti anni, può diventare una cosa noiosa. Allora, ecco che invece di proporre, come dire, delle soluzioni personali, bisognerebbe proporre delle soluzioni condivise, cioè ci dovrebbe essere all'interno della coppia più dialogo, perché bisognerebbe a un certo punto dire cosa a noi piace, cosa vorremmo fare, perché è ovvio che in un matrimonio o in un qualsiasi legame di qualsiasi tipo, di convivenza, quello che sia, normale che all'inizio magari si è più giovani, si ha 20 anni, 30 anni, 40 anni, e quindi la base è la passione data
ecco, anche dal punto di vista sessuale. Poi passano 3 anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni insieme e bisogna che subentri altro, altri interessi, chi ha interessi culturali, chi va a vedere musei, monumenti, città. Quindi passioni che però siano condivise. Se poi in queste passioni condivise ci sta pure di frequentare spiagge nudiste, di andare alle saune, pure dove stanno queste situazioni, io non lo trovo nemmeno niente di male, onestamente, ma sempre che la cosa nasca da entrambi nella stessa misura, cioè condivise da entrambi. Condivise da entrambi. E come uno dice stasera mangiamo la pizza, uno dice sì, la voglio anch'io, mi fa piacere, non che uno per far contenta l'altra persona dice vabbè mi mangio la pizza pure se non piace. Insomma questa è la situazione. Ed ecco che invece molto spesso, quasi sempre, si creano dei ruoli all'interno, diciamo, della coppia. Dicevo, scusatemi, che si creano dei ruoli all'interno della coppia in cui una persona decide e l'altra subisce, e quindi ecco che questi ruoli non fanno stare in salute la coppia stessa. Ed è quasi sempre così, ecco perché oggigiorno i matrimoni, le unioni durano pochissimo. Durano pochissimo perché mentre una volta, fino a 20, 30, 40 anni fa, ci stavano questi ruoli, diciamo, quasi istituzionali in cui il marito comandava, eccetera. Adesso, grazie a Dio, ci sta una sostanziale parità. Ma l'altra faccia della medaglia è che, dopo una prima discussione, una seconda discussione, vengono fuori tutte queste incongruenze ed è difficile che si possa, insomma, poi andare avanti d'amore e d'accordo. Quindi, per concludere questa breve riflessione, io credo che nel caso di Liliana e di Sebastiana, da questo punto di vista, sia stata una coppia, diciamo, no, normale, se di normalità si può parlare. È vero, sì, forse avrà fatto le ricerche, non si sa, insomma, ancora, ma avrà fatto le ricerche, come divorziare, eccetera. Sono momenti di crisi, certamente non credo che si riferisse a una ricerca degli ultimi tempi, degli ultimi giorni, perché se uno fa ricerche come divorziare eccetera eccetera e poi va alle gite, a grado, all'esame eccetera eccetera, mi sembra un pochino troppo. Certamente periodi di crisi ci sono state come in tutte le coppie. Ora io non mi metterei, ecco, a fare il censore, a condannare Sebastiano. Sebastiano, secondo me, nella media non è stato né peggiore né migliore di tanti uomini, anzi, io so di tante violenze subdole, morali, materiali all'interno delle famiglie, delle coppie, quindi lasciamo perdere da questo punto di vista. Però di contraltare, e concludo, non credo, ecco, non ho mai creduto che Liliana aspirasse ad andare con Claudio Sterpini, che certamente un carattere migliore non ha, ecco, ha quell'aspetto e insomma, quel modo di essere burbero. Non credo abbia queste finezze, queste attenzioni, assolutamente. Forse aveva voglia di libertà, forse aveva voglia, ecco, di attenzione, di essere libera, di essere indipendente, di avere felicità come ognuno di noi. Cercare la felicità, certamente avere questa rete di amicizie la gratificava molto, e poi secondo me invece è incappato in quel vecchio amico che secondo me la compulsava, l'ha messa in una situazione incredibile, credo, perché i rapporti umani evolvono quando devono evolvere in maniera naturale. Non credo che alla fine bisogna pensare che più telefonate fai e più una persona si convince. Una persona di una certa età, insomma, non ha bisogno di questa. Quindi deve essere tutto spontaneo, come dico sempre, nella vita, tutto deve evolvere secondo una spontaneità, specie nei rapporti umani. Io credo che lei sia andata a finire, ecco, in un imbuto emotivo, sicuramente in un imbuto emotivo, proprio perché è stata compulsata.
Io non lo so, sono ipotesi, per carità, io non è che sono sicuro di questo, ma che lei avesse come aspirazione andare dalla Serpina a fare pressoché la badante, io non credo, non credo assolutamente. Poi, e finisco veramente, io credo che questa persona, questo Claudio Serpina, se veramente l'avesse voluto bene, se veramente l'avesse rispettata, se veramente lei le avesse detto tu sei l'amore della mia vita, se veramente gli avesse manifestato tutto questo affetto, se veramente tutto questo fosse vero, lui non si doveva permettere né di dire quello che facevano o non facevano a casa sua, i baci, le cose, né insinuare le frequentazioni, le spiagge, quelle che avveniva nelle saune dove stavano gli scampisti, che dice Liliana mi ha riferito, si toccavano le gambe, la coscia, queste cose qua, secondo me, non andavano dette, anche se fossero vere, non andavano dette per rispetto, non solo a una persona che non c'è più, ma per rispetto a una persona che lui diceva di amare. Grazie, un abbraccio a tutti quanti voi, al prossimo video sull'aggiornamento di cronaca. Ciao!